All'inizio del XX secolo, in Germania, ci fu un cavallo che sapeva contare, sommare, moltiplicare e dividere. Questo fatto suscitò scalpore e stupore in tutta Europa. In questo video di Animalpedia svegliamo il segreto dell'intelligenza di Hans l'Intelligente, il cavallo matematico. Da non perdere! Hans era un cavallo di proprietà di Wilhelm von Hosten, insegnante di matematica e addestratore di cavalli. Secondo Hosten, il suo equino era in grado di sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere, lavorare con le frazioni, eccetera. Alle domande, Hans rispondeva indicando o sbattendo con il proprio zoccolo. Von Hosten fece spettacoli in tutta la Germania e proponeva operazioni matematiche, come ad esempio 7x2, e con stupore del pubblico, il cavallo scalciava 14 volte a terra. Per assicurarsi che non fosse una truffa, anche il pubblico poneva domande aritmetiche e il cavallo rispondeva a tutte. Hans l'Intelligente divenne molto famoso, al punto che fu persino la copertina di riviste e giornali, ma non divenne famoso solo in Germania, ma anche in tutta Europa. Fu in quel momento che il governo tedesco decise di nominare una commissione per chiarire la questione. Il gruppo della commissione era composto da 13 persone, tra cui un direttore del circo, un direttore dello zoo, un veterinario, un ufficiale di cavalleria e uno psicologo. Karl Stumpf, che assunse il ruolo di direttore. Il rapporto sviluppato dalla commissione Hans, come venne chiamato, concludeva che gli spettacoli erano reali e non vi era alcun inganno di alcun tipo. Tuttavia, un aiutante di Stumpf, un altro psicologo di nome Pfungst, si rese conto che Hans l'Intelligente indovinava solo le risposte che anche il suo proprietario conosceva. Dopo alcuni esperimenti, scoprì che il cavallo rispondeva correttamente il 90% delle volte, ma solo quando il proprietario conosceva le risposte. D'altra parte, se il suo proprietario non conosceva la risposta, indovinava solo circa il 6% delle volte. Dopo questa scoperta, decisero di rimuovere il proprietario dalla scena e vennero replicati gli stessi risultati. Quando von Hosten conosceva la risposta, il cavallo la indovinava. Quando non la sapeva, il cavallo falliva. La pura realtà è che Hans l'Intelligente non sapeva come contare, ma era un esperto che leggeva il linguaggio del corpo degli altri. Qualcosa di sorprendente, e dimostrava la sua intelligenza. Finché il suo pubblico, che gli poneva le domande o chiunque fosse presente, non reagiva, il cavallo continuava a calciare a terra. Tuttavia, quando si avvicinava alla risposta corretta, l'eccitazione del pubblico aumentava e quando l'eccitazione era al massimo, il cavallo smetteva di calciare. Nella psicologia sperimentale è noto come effetto Pigmalione e deriva dagli studi classici sulla profezia che si autorealizza, il cui assunto di base può essere così sintetizzato. Se gli insegnanti credono che un bambino sia meno dotato, lo tratteranno, anche inconsciamente, in modo diverso dagli altri. Il bambino interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza. Si instaura così un circolo vizioso, per cui il bambino tenderà a divenire nel tempo proprio come l'insegnante lo aveva immaginato. Sebbene si scoprì che Hans l'Intelligente non sapeva come risolvere le operazioni matematiche, si rivelò un cavallo estremamente intelligente. Incredibile, non è vero? Se vuoi continuare a conoscere gli animali che hanno fatto la storia, non perderti il video in cui ti spieghiamo la storia del cane che salvò centinaia di soldati nella Seconda Guerra Mondiale. E tu, conoscevi la storia di Hans l'Intelligente? Cosa ne pensi? Alla prossima!